quando tante volte veniva un attore che non conosceva Tuliferro, si sentiva spaesato, dice: ma questo mi sta odiando. Invece dopo le prove lui se l'abbracciava, se lo baciava, se... perciò tante volte gli attori non capivano il carattere di lui. Quando noi lo vedevamo all'opera, in quanto lui ci faceva vedere come voleva che noi facessimo quel ruolo, noi capivamo che era quello il modo di recitare quel ruolo e non ce n'erano altri. Prima di ogni altra cosa, con la matita, con il trucco, costruiva, sapeva adoperare straordinariamente il trucco, le matite, gli ombretti, e cambiava in maniera incredibile quello che è il ruolo dell'attore di volta in volta. La cosa fondamentale era il palcoscenico, era il suo mestiere che diciamo che affrontava come un sacerdote può affrontare la messa. Devo dire che a Venezia il Tullio Kesice, grande critico, era entusiasta di lui, tant'è vero che in un dibattito disse: il festival siamo arrivati a metà, ma fino ad ora c'è stato un solo grande avvenimento, Tuliferro. Oggi è abbastanza difficile trovare personaggi della sua levatura. Sì, certo, non è stato onorato quanto meritava, né in vita e neanche in morte. Io sono felicissima di poter parlare di lui perché sono sicura che si tratta di uno dei nostri grandi. Perché che cos'è un grande attore? È quello che riesce a trasformare le parole che sono fatte di vento, di suono, di fiato, in qualche cosa di vivo e di carne. Lui è libero nell'aria, si chiama Ariele, vai tu e nei suoi elementi. Quali sono gli elementi? C'è un poco di brodaglia, di cose. Escrementi. Gli escrementi, gli elementi, che cosa sono? Poi non è poetico, vai tu nei tuoi elementi, non si è impronunciabile. E poi? Torna pure libero nel tuoi elementi. Vai.